Tu hai avuto anche delle belle esperienze estere, New York Jazz Ensemble come parte della formazione, New York, Vic Ruggero, King Django per la registrazione del secondo album. Com'è andare all'estero e poi paragonare la situazione dell'Italia? Da qualsiasi livello la vuoi prendere, fai tu, io. Guarda, a me spiace veramente tanto, ma proprio tanto. Però molto spesso mi devo provare a parlare male dell'Italia. E mi dispiace, perché comunque l'Italia nel passato, ma non troppi anni fa, fino a qualche anno fa aveva una scena bella, c'era una scena underground che funzionava, c'era tutta una cosa, tutto un sistema che funzionava bene. Dopodiché, da un po' di anni a questa parte, è peggiorato tutto moltissimo, politicamente, culturalmente e in generale tutto in Italia. E quindi purtroppo la differenza si vede molto. Ci sono fortunatamente in Italia ancora dei festival, dei promoter che lavorano bene, che credono in quello che fanno, ma sono sempre di meno, e quei pochi che ci sono, poverini, sono anche sempre più in difficoltà, perché oggi come oggi è veramente difficile riuscire proprio soltanto a poter organizzare un concerto. Diventa veramente complicato. Sono stati, faccio un esempio, la Cinnamon Louie a Milano, che è un posto storico per la musica dal vivo. Quest'estate hanno provato a fare un po' di concerti, ma non potevano perché avevano problemi di volume, e quindi hanno dovuto chiudere. C'è un posto storico dove d'estate a Milano fanno centinaia di concerti e ci sono sempre migliaia di persone, non c'è più. E questo è uno che mi viene in mente, ma ce ne sono moltissimi. È un brutto segnale. È un bruttissimo segnale questo. E poi all'estero chiaramente non è tutto più bello dell'Italia. Diciamo che in molti posti, come è normale, nei posti dove c'è un po' una rinascita, quindi l'est europeo, in quei posti lì c'è una voglia di musica, una voglia di tutto che è fortissima, perché ovviamente loro hanno passato anni di comunismo chiusissimi, e sono questi ultimi, cosa sono ormai, quasi 20 anni, c'è stata una ricrescita molto molto forte e entusiasmo alle stelle, entusiasmo veramente alle stelle, e quindi è anche più semplice andare a suonare in quei posti da quel punto di vista, perché c'è meno e quindi tutto quello che c'è è apprezzato ed è un apprezzamento sincero. Qua si spiega che forse un po' di più la moda, qua se non ti hanno visto, se non hai passato video su MTV, ma chi sei, chi ti conosce. In Italia purtroppo se vuoi uscire devi passare dai canali ufficiali, perché purtroppo i canali non ufficiali sono quasi finiti, ce ne sono veramente pochi. Quelli che dicevo prima, come invece erano, che ne so, io ho avuto la fortuna di nascere negli anni 70 e di avere 20 anni negli anni 90, mi sono vissuto tutta la scena delle posse in pieno e tutto quello che poi è venuto dopo, e sono stati 10, 12, 15 anni secondo me ottimi per la musica underground italiana. Sono usciti gruppi come Africa Unite, Sound Royale, che ne so, i Mau Mau, gli After Hours, i 99 Pop. C'è stata tanta tanta buona musica che è uscita da quel percorso, e noi ci stiamo provando a continuare a dar vita a tutto quel percorso, però è difficile, ma noi siamo qua, ci proviamo. Esatto. Allora, ancora una cosa, poi lo lasciamo andare, che ha anche dei preparativi da fare, visto che l'hai nominati, visto che ci collega direttamente alla serata, visto chi ci ospita in questa serata, Africa Unite. Allora, abbiamo assistito, poi tanto lo chiederemo anche a Bun dopo, ma abbiamo assistito a questo concerto di Moncalieri, noi che siamo qua di Torino, che è stato veramente strepitoso, si vedeva l'affiatamento, la passione, eccetera. Per te cosa ha significato questa, diciamo, questa reunion? Certo. E se vuoi anche cosa ha significato invece il periodo senza, cioè ti ha dato fastidio, adesso ti fa piacere, insomma, raccontaci. Una bella domanda. Quante ore abbiamo? No, noi non abbiamo fretta, vedi tu. No, è stato per me molto molto bello ritornare a suonare con gli Africa dopo 3 anni quasi, e 3 anni di, diciamo, separazione consenziente. E no, è stato molto bello, per me è stata una grandissima gioia ritornare, e soprattutto ritornare per fare un tour come questo, dove sono stati rimessi in piedi tutti i vecchi classici, proprio vecchissimi, dei primi dischi, rimessi in piedi con una nuova band, insomma, con tanta gente, siamo 10 sul palco, mai vista così tanta gente sul palco, ed è bellissimo. Io sono veramente fiero, molto fiero di essere tornato a suonare con gli altri. E se c'è già qualche indiscrezione, c'è una cosa comunque che continuerà, anche magari in studio, non lo sappiamo. È probabile, giuro che non lo so, ma mi auguro di sì, ma penso proprio di sì. Poi sai, la vita delle volte.
comunque lo chiediamo anche, a Boone, quindi poi possiamo confrontare le risposte. Ok, Gigi, come al solito sei stato gentilissimo. Grazie a voi. Questo Grigio Torino, Gigi Mr. T-Bone in attesa del concerto. Se non ci siete venuti avete fatto malissimo. E ci sentiamo, Daddy Max dai Murazzi, ciao a tutti.